Eros Pellegrini, quando crossi da quella parte destra e nel mezzo c'è Arma, gli avversari qualche paura comincia a venirgli. Ma sai, Arma chiede sempre di buttargli il pallone in aria, quindi noi non possiamo fare altro che ascoltarlo. E... no, è andata bene perché comunque lui ha delle doti di testa, è molto forte. E quindi spesso cerchiamo questi palloni per lui e speriamo di farne altri, dai. Vittoria Perugia che suona come una rivincita dopo il passo falso col Ponte d'Era, ma soprattutto un altro bel segnale che lancia il Pisa. Sì, la partita col Ponte d'Era è stata una partita strana, insomma, l'avete vista un po' tutti e niente, dovevamo rialzarci subito perché si sa, dopo una sconfitta puoi andare incontro ad un periodo nero. Invece noi abbiamo lavorato sodo, ci siamo messi lì a testa bassa e appunto abbiamo cercato di sfruttare i punti deboli del Perugia e ce l'abbiamo fatta. E adesso sotto con la Paganese? Sì, sotto con la Paganese perché è un avversario secondo me da non sottovalutare. Si sa, poi quando magari pensi di vincere facile succede il patatrac, quindi niente, dai, speriamo di fare un'altra partita convincente.